Buongiorno a tutti. Buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vai Marco, vai. Oggi siamo qua io, Marco e Ferdinando insieme a Claudio Iannetti. Claudio Iannetti ormai non necessita più, diciamo così, di una presentazione, però per i pochi che magari non sanno chi sia, Claudio Iannetti è il titolare del negozio Natura e Style a Roma e nostro membro affiliato del gruppo, nostro sponsor anche del gruppo Balling Mania e grande esperto del sistema Zeovit. Ora, nell'ultima live che abbiamo fatto con Claudio abbiamo parlato un po' in generale del metodo Zeovit inteso come riproduzione batterica, metodo di riproduzione batterica che riesce a portare un'acqua oligotrofica, quindi diciamo con nutrienti molto molto bassi per esaltare il colore delle nostre acropore e coralli. Ora, quest'oggi vorremmo parlare insieme a Claudio, che è sempre molto gentile, molto disponibile, per questo lo ringrazio a nome della collettività. Vorremmo parlare oggi del sistema di alimentazione eterotrofa del corallo e come possiamo, diciamo, stimare al meglio questa necessità e andare a vedere come possiamo interagire per apportare tutti i nutrienti generali e necessari ai nostri coralli. Quindi Claudio, partiamo subito, ti chiedo come facciamo una volta che il sistema Zeovit è, diciamo, stabile e quindi è riuscito a portarmi un'acqua oligotrofica, a rendersi conto che il corallo da un'alimentazione autotrofa sta passando alla necessità di un'alimentazione eterotrofa, quindi come facciamo a accorgerci di questo cambiamento? E poi successivamente come possiamo fare per soddisfare queste necessità? Ah, innanzitutto diciamo che bisogna vedere da un concetto visivo, quindi bisogna cominciare a capire il corallo come risponde, quindi su quello che riguarda la colorazione, quello che riguarda l'estroflessione, quello che riguarda le punte di crescita, quindi sono tutti quanti questi parametri visivi che vanno comunque osservati. E da lì, diciamo, io volevo fare prima una premessa, diciamo che nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni, si sta andando incontro sempre di più a vasche, al di là di Zeovit e non Zeovit, troppo magre, perché tante persone tendono, per paura di innalzare gli inorganici, quindi nitrito, nitrato e fosfato, a non alimentare le vasche. Cosa comporta questa situazione? Comporta un blocco da parte dei coralli, delle acropore in generale, di non cibarsi più, quindi c'è un rallentamento del metabolismo dei coralli. E questa cosa va assolutamente presa in esame e controllata, perché nel momento in cui noi facciamo tutto quanto un iter per creare un discorso di mandare bene la vasca, quindi creare un metabolismo di questa vasca, e nel momento in cui noi poi non soddisfiamo quella richiesta da parte dei coralli di questi nutrienti, tutto quello che noi abbiamo fatto fino a quel momento si blocca. Quindi cosa succede? Che siamo noi stessi, non alimentando, ad innalzare gli inorganici. In che senso? Se noi mettiamo uno stop al metabolismo dei coralli, sanno poi qualsiasi addizione, le feci dei pesci, qualsiasi addizione che andiamo a fare, non essendo metabolizzata da parte dei coralli, a venire distrutta, generata e trasformata ad opera dei batteri e quindi diventa inorganico. Quello è il concetto. Quindi cosa dobbiamo fare noi? È giusto il discorso Zeovit, è giusto il discorso controllare quello che è l'inorganico, capire bene tutto quanto, ma è anche giusto favorire nella maniera più importante e più giusta possibile quello che è il metabolismo dei coralli, quindi che è quella loro richiesta da parte di alimentazione che fa sì che ci sia una crescita sana e una crescita rigogliosa, e quindi un metabolismo che continui nel tempo. La vasca, una vasca che sta bene, è una vasca che cresce. Una acropora congelata, un acquario congelato, quindi dove non c'è una punta di crescita, dove non c'è crescita, è un acquario che non sta bene, a prescindere da tutti i valori che noi possiamo misurare.
possiamo fare tutti quanti i test ICP, misurare qualsiasi cosa. Il discorso è che ci deve essere una salute e una crescita. Se la crescita non c'è, il metabolismo è fermo. Se il metabolismo è fermo, la vasca non gira. E quindi poi avremo dei problemi. Innalzamento dell'inorganico, avremo una sorta di problematiche generali dovute a questo stop della crescita delle agrovore. Quindi quello che noi dobbiamo osservare è una crescita sia sulle punte, quindi sia una crescita verso l'alto. E cosa succede? C'è un termine giustissimo che mi ha detto un cliente un po' di tempo fa che l'ho molto sposato. Ci deve essere una crescita e quella crescita che nasce chiara, perché comunque è un tessuto più giovane, si deve pigmentare. Quindi noi quello che dobbiamo vedere è la crescita e poi la pigmentazione di quel ramo, di quel tessuto che si è andato a creare. Allora lì c'è un discorso che la vasca stiamo facendo una cosa giusta. Un'altra crescita molto importante è la crescita basale. Noi dobbiamo vedere una colata sulla basetta, sulla roccia di questo corallo. Quando vediamo quello, stiamo facendo una cosa fatta bene. Quindi il discorso che facevamo anche una volta scorsa di non fossilizzarsi troppo sui test ICP, sui test in generale, e bisogna osservare. Quindi è molto molto importante che ci sia questo aspetto, quindi questo discorso di crescita della vasca e salute, estroflessione. La vasca che estroflette poco con gli inorganici a zero, spesso è fame e quindi comunque c'è un discorso di alimentarla di più. E Sì. diciamo tutto quello che bisogna guardare per capire queste dinamiche di richiesta da parte dei coralli di alimentazione. E le vasche vanno alimentate. Alimentati con polvere, alimentati con quindi polvere di zooplancton, alimentate con nutrienti, Zeowit predispone il Coral Vitalizer, l'Extra e tutto e quant'altro. Alimentate, quindi bisogna dare alimentazione, non bisogna essere parsimoniosi nell'alimentazione, non bisogna spaventarsi di alimentare le vasche. Perché spesso è la non alimentazione che porta al problema. Quindi questo è il Concordo concetto di pienamente. base. Poi citavi prima il termine autotrofo ed eterotrofo. Allora, il discorso è la maniera autotrofa dell'alimentazione dei coralli è tramite la zooxantella, quindi tramite un discorso che è lei stessa che fornisce l'energia, che fornisce l'ATP tramite un discorso di trasformazioni dei cloroplasti all'interno della zooxantella e fornisce nutrienti al tessuto. C'è da dire che essa stessa può essere anche un'alimentazione, perché il corallo si ciba anche di zooxantelle, quindi le ingloba e le digerisce all'interno del suo tessuto. L'altra alimentazione, il termine che Marco diceva prima, eterotrofa, vuol dire che è l'alimentazione tramite i polipi. Il corallo quando sta bene, quando sta in salute, quando abbassa il tessuto zooxantellare sopra il suo tessuto, richiede un'alimentazione tramite il polipo, quindi che va a predare quello che è i nutrienti che passano nell'acqua. E questa è una cosa molto molto importante che va vista, perché altrimenti se noi creiamo quelle condizioni di poche zooxantelle sopra il corallo per accentuare il tessuto cromoproteico e accentuare quello che è la colorazione naturale che hanno in mare e poi non soddisfiamo questa alimentazione dando cibo alla vasca e creando un ecosistema che comunque predisponga una quantità di nutrienti all'interno dell'acqua, quel corallo si blocca e quel corallo andrà in sofferenza. È da lì che poi c'è il discorso di tante vasche che sono magre, che c'è tanto problematica che poi si schiariscono, perdono il colore, non pigmentano, non estroflettono. È dovuto a questa situazione qui. Quindi è un concetto che va molto osservato e metabolizzato e risposto e dato alla vasca. Io ho altri clienti che hanno degli impianti molto molto grandi a cui faccio dare addirittura frullato di pesce. Parliamo di 8.000 litri completamente tutto pieno di agropore, quindi una cosa molto, molto importante. Poi faremo una diretta su questo impianto che è una cosa incredibile. Dove lui tutte le sere dà frullati di pesce. Io dico, ma com'è possibile che non gli salgono i nutrienti? Noi abbiamo passato un periodo in cui avevamo i fosfati completamente a zero, che non riuscivamo a tirarli su e siamo arrivati a dare frullato di pesce. Perché il concetto non è quello che uno dà. Il concetto è quello che uno deve dare nel momento giusto. E in base Quindi al non c'è fabbisogno. una possibilità. Bravissimo, in base al fabbisogno. Avendo una struttura di 8.000 litri completamente piena di agropore, che hanno un metabolismo incredibile, che gira alla grande, che consumano una quantità incredibile di calcio, magnesio e K al giorno, dobbiamo per forza andare a soddisfare in una maniera diversa. E lì allora siamo arrivati al paradosso, quello è un paradosso. Adesso non frullate pesci e buttate pesci e quant'altro all'interno delle vostre vasche. Però siamo arrivati a dare un fattore alimentare del genere, proprio per soddisfare questa richiesta.
Da cosa si vede questa richiesta? Si vede quel discorso visivo che dicevo prima, è dall'innalzamento del nitrato e del fosfato. Se noi andiamo a misurare una vacca che è perennemente a zero di VO4 e non sale questo VO4, vuol dire che stiamo alimentando poco e quindi dobbiamo correre ai ripari. Correre ai ripari in due modi, alimentando e dando anche un quantitativo di pesci nell'acqua, perché poi il pesce sarà quello che andrà ad alimentare i coralli, quello che avviene in mare ed è la cosa più naturale. Quindi dobbiamo anche pensare che una vasca completamente piena di coralli avrà bisogno anche dei pesci per innalzare quello che è l'alimentazione. Quindi diciamo che tutto quanto un concetto sfruttare al massimo il metabolismo dei coralli, anticipando i problemi. Nel senso che se vediamo che la vasca si sta schiarendo, se vediamo che la vasca ha dei problemi e vediamo che il fosfato è zero, evitiamo di arrivare al tiraggio del corallo che ci dirà che la vasca è magra, quindi della morte della prima parte sotto del corallo. Perché fa quella cosa il corallo? Questa va aperta un attimo una parentesi. Il corallo cosa fa? Lui è una colonia. Quindi cosa succede? Che se lui ha una disponibilità ridotta di nutrienti, lascerà morire la colonia più vecchia, quindi è proprio una cosa che lui fa come difesa. Lascerà morire la colonia più vecchia, qui la parte bassa, per preservare quella nuova, quindi far crescere quello che è la parte in alto. E quindi troverete questo tiraggio, quindi troverete questo assottigliamento del tessuto fino a trovare, diciamo, una necrosi, quindi un RTN si chiama di stacco del tessuto, e lo fa proprio geneticamente il corallo, proprio da questo discorso qui, che lui stesso decide di lasciar morire la parte sotto. Non arriviamo a questo punto. Quindi nel momento in cui misuriamo fosfato a zero, misuriamo che comunque la vasca è molto magra, vediamo una perdita di estroflessione, vediamo una perdita del colore, quindi non marrone ma decolorato, iniziamo ad alimentare la vasca. Questi sono i parametri che vanno assolutamente osservati. Osservati e bisogna intervenire nella maniera giusta. Ti ringrazio Claudio, e questo anche per rispondere un po' alle numerose richieste di aiuto che a volte insomma, capitano nel gruppo, che appunto dimostrano un tiraggio dalla base, quindi che tende ad aumentare, e poi rispondono dicendo però la parte alta estroflette, sta bene, cresce. È proprio diciamo per questa problematica che ha appena descritto Perfetto. Claudio. Un'altra particolarità che ha introdotto Claudio è anche che i pesci stessi riescano ad alimentare i coralli e quindi tutto entra in una sorta di equilibrio, in un ciclo automatico che si autosostiene. Quindi diciamo che è anche possibile, correggimi Claudio, dimmi anche il tuo avviso, è possibile, molto difficile diciamo da ottenere, però diciamo, è possibile che una vasca con il numero di pesci, con il quantitativo giornaliero di cibo che noi forniamo ai pesci, riesca anche a rispondere ai fabbisogni dei coralli. Quindi diciamo che se si riesce a trovare un equilibrio corretto, tra pesci e coralli, possiamo anche non andare, diciamo, a inserire ulteriori alimenti, appunto per sostenere la crescita dei coralli. È corretto questo, Claudio? Assolutamente sì, però dico due cose. Diciamo, non fossilizzarsi mai, io quello che dico sempre a tutti quanti gli acquariofili è che nessuno si deve fossilizzare, nel senso, non voglio, tante volte sento dire, non voglio mettere prodotti, allora cerco con i pesci, soltanto di alimentare i pesci. È giusto, tutto si può creare, di base bisogna partire da quel metabolismo. Allora, che succede? Che se io non riesco, quindi ho un quantitativo enorme di pesci e anche quelli non ce la fanno a soddisfare quello che è l'alimentazione, perché devo dare un'alimentazione più diretta, quindi aminoacidi, più utilizzabile nell'immediatezza da parte del corallo, non dobbiamo mentalmente fossilizzarci a dire no, io devo soltanto mettere i pesci e quindi voglio soltanto alimentare quelli perché è una cosa naturale. È sbagliato. Anche i prodotti sono naturali, perché spesso non si riesce a ricreare quell'equilibrio che avviene in mare, ma perché il mare è un concetto che una cropora, una talea di 3 centimetri al volume praticamente d'acqua di tutto il nostro negozio che sono 400 metri quadri, quello è il senso del mare, quindi il mare in acquario non esiste, quindi dobbiamo partire da un Esatto. concetto che non è neanche rapportabile il mare, sono due cose diverse. A me mi capita spesso di parlare con tanti biologi che comunque studiano quello che è la natura e spesso si trovano in difficoltà a gestire un acquario, dice, ma come l'ho studiato in mare,
so tutto quanto, poi ho difficoltà a gestire un acquario, perché sono tematiche completamente diverse, cioè parliamo proprio di un ambiente completamente diverso rispetto a quello che è il mare. E quindi diciamo che fossilizzarci troppo sul discorso naturale, tra virgolette, voglio soltanto alimentare i pesci, spesso porta più danni che positività, perché uno deve sempre ragionare a 360 gradi osservando la sua vasca. Quindi in base a quello che uno vede va a somministrare. Però il concetto si può raggiungere. Io Un attimo ho le solo. vasche che hanno raggiunto Ok. questo. Mi sentite? Scusa Claudio, ti abbiamo Adesso sì. Ecco, perso gli ultimi 30 secondi. sì, è andata giù la linea. Di trovare, diciamo, questo concetto di riuscire ad alimentare tutto. Spesso erano vasche però che giravano come era nel passato, che magari avevano dei deficit, perché spesso anche quello va visto. Magari erano vasche che nel passato non si misuravano i nitriti, c'era quello 002 di nitrito che comunque bloccava un pochino la crescita dei coralli e quindi magari soltanto quei pesci si riusciva. Quindi sono tutte quante dinamiche che vanno osservate. Di partenza bisogna capire quello che è l'acquariofilia, capire quello che sono i dettami tecnici, biologici e chimici che avvengono dietro le trasformazioni di un acquario. Allora da lì poi si parte e si ragiona. E da lì si diventa acquariofili esperti. Quindi su quello è il discorso che bisogna ragionare, quello che è causa-effetto. Quindi io ho una causa, ho un effetto, lo correggo in un determinato modo. E da lì diciamo che si riesce a capire. Però per ritornare alla domanda di Marco, assolutamente sì, può esserci una ipotetica eventualità che la vasca si equilibri soltanto alimentando i pesci. È molto ipotetica perché poi diciamo che avremo sempre più coralli rispetto ai pesci e soprattutto la diversità dei coralli. Una vasca di solo LPS magari si alimenta soltanto mettendo un po' di alimentazione sopra l'LPS stesso e invece la cropora ha bisogno di una soluzione più organica, alta all'interno, disciolta all'interno dell'acqua, dalla quale deve mangiare. Quindi sono magari dei parametri diversi e magari una vasca piena zeppa da cropore la dovremo alimentare di più con prodotti rispetto magari a una vasca dell'LPS. Quindi bisogna fare anche tutte le varie casistiche di un acquario. E rientra un po' nel concetto che dicevo prima, che bisogna capire la propria vasca e Certo. l'acquariofilia in generale. E Claudio, un'altra domanda. Marco, prego, se Sì, una vuoi. sola domanda, Claudio, volevo dirti, ma l'alimentazione attraverso dosaggio di fitoplancton e quindi zooplancton, comunque ci mettiamo anche dentro quella, giusto? Perché almeno. Assolutamente sì, perché rientra nell'organico generale, nel famoso DOP, quindi rientra in tutto quello che sono una soluzione organica, quindi di organismi e di concetti chimici che possono essere presi e acquisiti dall'acqua. Quindi assolutamente sì, anche non il fitoplancton, perché il fitoplancton non viene mangiato dai coralli, Certo, giusto alimenta lo qualche zooplancton corallo però. molle, è stato studiato in biologia per qualcosa. Bravissimo Marco, alimenta lo zooplancton e quindi fa crescere quello che è una soluzione all'interno dell'acqua che viene poi presa e utilizzata come alimentazione da parte dei coralli, dal polipo del corallo. Però affidarsi solo, Quindi ad dosare esempio, a. soltanto il fitoplancton. Scusami Marco, dimmi. No, solo, quindi pensare a alimentare la vasca solo con fito. E quindi alimentando lo zooplancton non è sufficiente se si vogliono delle crescite, dei colori soddisfacenti. Oppure può essere anche che se si trova l'equilibrio è sufficiente pesci, fito e zoo, senza mettere null'altro. Ma sì, tutto è realizzabile, quindi sì, probabilmente si può fare anche un discorso del genere, quindi nessuno lo esclude. Dipende poi dal metabolismo, dal quantitativo di agropore, dipende da come crescono le agropore. Dall'ora del KH, che non abbiamo citato prima, perché poi la live è anche sugli oligoelementi, perché poi rientrano tantissimo nel discorso anche di alimentazione, quindi bisogna vedere anche il valore del KH. Se un KH molto alto e quindi va a far crescere di più, quindi avere una richiesta maggiore, in quel caso dobbiamo soddisfarla in maniera ancora superiore, quindi magari non basta il discorso del fitoplancton, dello zooplancton, dobbiamo integrare magari con una polvere di zooplancton, integrare con degli aminoacidi, integrare con dei prodotti che rientrano subito ad essere presi dal tessuto del corallo più velocemente rispetto magari alla digestione dopo la presa del polipo. Quindi dipende sempre da tutti quanti i fattori che devono essere, diciamo, studiati a 360 gradi all'interno di tutto quanto il contesto di ogni singola vasca.
Quindi bisogna vedere. Però sì, Marco, non l'escludo, nel senso che alla fine tante vasche possono andare avanti soltanto col dosaggio di zoo e fitoplancton e magari riescono ad andare avanti così. E soprattutto il concetto però che dicevo prima, non fossilizziamoci sulle cose, nel senso non è che se noi dosiamo soltanto fitoplancton per un periodo va bene, vuol dire che andrà sempre bene. Certo. Quello è il concetto, perché purtroppo l'acquariofilia. Questa è una cosa che negli anni ho sempre notato. I paraocchi. Purtroppo tanti acquariofili hanno questi paraocchi e quindi hanno perché questo è il concetto, perché quello ha fatto quello, quindi lo devo rifare anch'io. E magari uccidono migliaia di euro, parlo della parte economica, di coralli, perché magari devono raggiungere quel risultato. No, va vista. La vasca va vista e si può dosare qualsiasi cosa, si può vedere nella maniera giusta. Certo. Esatto. Il sistema chiuso dell'acquario non è certo un sistema aperto come il mare e ogni vasca è a Bravo, sé, quindi non perfetto. vale, faccio quello perché al mio amico ha funzionato bene. Bravissimo, Ogni vasca è a bravissimo. sé, bisogna sempre capire il meccanismo che sta alla base, diciamo, della vasca. Crescere, crescere come acquariofilo. Se pensiamo di non crescere come acquariofilo e di copiare, abbiamo capito male. Cioè, dobbiamo essere noi stessi che cresciamo. Non Esatto. otterranno mai risultati se uno non cresce come acquariofilo e fa proprie tutte queste caratteristiche che osserva dalla vasca, perché altrimenti non si otterrà mai un risultato. Esatto. Ho un'ultima domanda, diciamo, sui nutrienti, poi passiamo magari agli Sì. oligoelementi se siete d'accordo. Ho notato, diciamo, in generale che sul gruppo ci sono un po' di lacune, diciamo, nel capire il meccanismo e la necessità di avere del fosfato in vasca. Il fosfato o comunque, diciamo, fosforo in generale, per la maggior parte degli acquariofili deve stare a zero. Ecco, prima ho visto che hai nominato una molecola che è l'ATP. Vogliamo magari spiegare un po' cosa c'è alla base appunto dell'adenosina trifosfato, che è la Certo. molecola energetica per tutti gli esseri viventi. Così magari riusciamo un po' meglio a rendere l'idea di qual è la necessità di avere del fosfato in vasca, del fosforo in generale. Il concetto di base è che il fosfato entra anche nella calcificazione, poi quello è anche un altro aspetto che va visto. Va capito anche che lo zero che noi misuriamo spesso con un test colorimetrico non è magari lo zero di laboratorio. Anche perché sarebbe impossibile che ci sia uno zero di laboratorio. Il PO4 entra nel discorso della calcificazione, entra nel discorso del metabolismo, entra in tanti concetti che ci dava prima Marco. Cosa succede? Che noi, se avessimo una vasca con zero spaccato di PO4, quella vasca sarebbe destinata a morte Morta. certa, perché non ha, è morta, perché non ha la possibilità neanche di attivare delle trasformazioni e che quindi non riesce proprio a far mangiare, non riesce a far vivere. Un concetto di esseri viventi all'interno di quel volume d'acqua e quindi ci sarebbe un blocco generale di tutte le trasformazioni biologiche che avvengono all'interno del metabolismo del corallo e quindi ci sarebbe proprio una morte. Cosa succede? Che avere i fosfati diciamo completamente a zero anche con colorimetrico secondo me è sbagliato. Io non sono dell'idea che dobbiamo ricercare assolutamente lo zero. Un valore 1,001, 1,002, quindi un pochino di fosfato all'interno dell'acqua serve. Ma perché serve? Serve perché nel caso in cui noi non riusciamo a soddisfare quell'alimentazione senza il discorso zooxantellare, abbiamo comunque una riserva di cibo che possiamo utilizzare tramite un concetto di fosforo acquisito dalle zooxantelle. E quindi comunque abbiamo un fattore di un po' di cibo all'interno dell'acqua. Quindi ricercare lo zero spaccato è sbagliato, non serve. Non serve andare a ricercare in questa maniera così morbosa uno zero di PO4. Serve più, quello che dicevamo prima, avere un metabolismo spinto, perché il metabolismo spinto dei coralli permetterà che anche se io doso cibo alla vasca di non far salire quegli inorganici, che rimarranno bassi, perché saranno i coralli stessi che me li abbasseranno perché mangiano tutto quello che c'è all'interno dell'acqua. E quindi io che cosa farò? Dovrò continuare sempre a somministrare cibo per avere sempre quel metabolismo spinto. Perché nel momento in cui io blocco quella fonte di cibo, quel metabolismo si ferma e quindi sarà un innalzamento
della PO4, quindi innalzamento dei nutrienti, PO4, nitrato e quant'altro, di tutti i nutrienti inorganici che fanno in biologia la parte del DIP, si chiama, quindi di tutte le particelle inorganiche disciolte all'interno del volume d'acqua, che tenderanno a salire. Quindi sempre di base, quello che dobbiamo cercare di avere è sempre un metabolismo dei coralli, che se, come diceva prima Marco, noi portiamo il PO4 a zero, si bloccano delle reazioni di trasformazione biologiche, quel metabolismo si blocca. Quindi Esatto. noi lo zero non ce l'abbiamo più, perché risalirà, sarà un effetto boomerang, perché noi che facciamo? Portiamo tutto a zero, tiriamo tutto, il metabolismo dei coralli si blocca, ecco là che si rinnalzano i PO4, perché arriveranno i tiraggi, quindi saliranno anche i nitriti perché arriveranno i tiraggi dei coralli, succederà tutto a una stasi metabolica della vasca che porta a un, a, quando si dice il termine, la mia vasca gira male. Quello spesso Esatto. è quel famoso termine, perché gira male la mia vasca? E spesso è dovuto anche a queste cose qua. Quindi diciamo che bisogna sempre ragionare nella maniera giusta. Quindi il discorso del PO4 ci deve essere. Diciamo che c'è adesso quella moda, citiamola, del discorso americano di questi nuova New Age acquariofila di tenere i fosfati molto molto alti e i nitrati molto molto alti. C'è un motivo perché viene fatta questa cosa. Perché c'è un discorso di nuova selezione di alcuni coralli che sviluppano il loro massimo colore tramite un discorso di cromoproteine fluorescenti che sono molto legate a un concetto di zooxantella. Quindi diciamo che si fa crescere quel tessuto zooxantellare che ci dà quelle fluorescenze spettacolari. E le vasche vengono osservate con il blu, infatti se vedete c'è un discorso molto di luce blu, quindi che va a irradiare quel pigmento che ci dà quella risposta visiva così importante. Ma c'è un motivo perché le vasche vengono gestite con i fosfati nitrati così alti, è per accentuare queste nuove tipologie, questa nuova selezione di questi coralli. Se noi accendiamo la luce e mettiamo il bianco, quindi andiamo a irradiare con una luce diversa che non sia il blu, quei coralli saranno marroni. Ma è normale che sia così, perché comunque se noi andiamo a dare tanpa acqua alla zooxantella, è normale che lei ricopra il tessuto del corallo e quindi sarà un discorso che il suo colore, la zooxantella è marrone e quindi il colore è marrone. Se noi non l'andiamo a irradiare con una luce bianca, non la vediamo e vediamo lei in concomitanza con la cromoproteina dare quella colorazione, con la cromoproteina fluorescente, quindi con una luce blu. Come accendiamo il bianco lo perdiamo, però diciamo che è una tipologia di acquariofilia un pochino diversa e serve soltanto per andare a stimolare quello che è questo concetto visivo e quindi si innalzano quello che sono i fosfati e i nitrati. Però di base Perfetto. diciamo che un'acqua a 0,05 Marco va bene, a 0,05 di fosfato è un'acqua che comunque è giusta, 0,02 di Esatto, sì. fosfato è un'acqua giusta. Sono d'accordo con te. Aggiungo che questa carenza di fosfato, un fosfato zero, a parte che lo zero in chimica non esiste, esiste solo lo Perfetto. zero assoluto, ma è un'altra cosa. Però diciamo che oltre che a danneggiare quello che ovviamente è il metabolismo del corallo, potrebbe andare a danneggiare anche il metabolismo del batterio, quindi anche tutto Certo, quello che c'è dietro alla riproduzione batterica, poiché batteria. anche loro utilizzano, diciamo, questa molecola energetica che per formarsi ha bisogno di fosforo inorganico, che è appunto Perfetto. l'ATP. Quindi ti ringrazio Claudio insomma, per questo aiuto che ci stai dando e direi se non vuoi aggiungere altro te, possiamo parlare degli oligoelementi necessari a una Sì. vasca marina di Sì, barriera. va bene. Va bene. Ma poi Claudio, se poi hai tempo, se hai modo ovviamente in base ai clienti che hai nel tuo negozio, farci vedere un po' delle tue vasche così verso la fine della diretta, se non è un problema. Coralli, vasche, ok, che Assolutamente. è una cosa molto interessante perché i nostri iscritti vogliono vedere pesci, coralli, quindi. Però alla fine, quindi adesso finiamo il discorso degli oligoelementi e poi verso la fine facciamo una breve. In base al tuo tempo, ecco, che hai a disposizione. No, abbiamo ancora Sì, mezz'ora. Sì, facciamo una. Va bene, una va bene, carrellata. assolutamente. Ok.
Ok, allora, oligoelementi, diciamo ovviamente K, calcio e magnesio, sappiamo tutti insomma la loro importanza e riusciamo a capire anche il meccanismo che sta alla base della costruzione dello scheletro del corallo e quindi il loro utilizzo e da dove deriva il consumo di questi elementi in vasca. Per quanto riguarda invece tutti quelli oligoelementi, intendo non in tracce che quelli magari sono più per le cromoproteine. Ma gli elementi maggiori, ecco, chiamiamoli così, come potassio, boro, stronzio, tutti questi elementi, cosa ci puoi dire su questi elementi che normalmente nei nostri analisi ICP leggiamo, però no, non noi a casa ecco, non riusciamo a misurarli e quindi diventa un po' più difficile la gestione di questi elementi? Rientra nel concetto, come dicevo prima, dell'osservare la vasca. Per esempio, magari due oligoelementi che sono importantissimi come il boro e il potassio rientrano molto nel colore. Quindi diciamo che il potassio è addirittura un macro elemento perché arriviamo a 400 mg/L. E se non è quel valore lì, diciamo che tante relazioni di un discorso a livello di colore noi le andiamo a perdere, quindi diciamo che il potassio è un elemento fondamentale per tanti scambi metabolici, no? La pompa sodio-potassio che Marco Potassio. sicuramente conoscerà alla perfezione, e allora Esatto. diciamo che si blocca se non siamo a quei 400 mg/L, andiamo a rallentare un po' tutti quanti questi scambi intercellulari e quindi è un po' l'oligoelemento principale anche della colorazione, il potassio. Diciamo che è un po' quello superiore che poi va a far sì che la cellula va a metabolizzare, va ad acquisire anche tutti quanti gli altri oligoelementi. Quindi diciamo che vasche che girano a meno di 400 mg/L di potassio saranno vasche che hanno delle problematiche, saranno vasche che hanno delle problematiche sul colore, su certi aspetti anche un pochino sulla crescita. Quindi è un oligoelemento che io da tanti anni, un po' venendo dalla filosofia Zeuit, andiamo a misurare. Zeuit è stato il primo a fare il test proprio che non funzionava alla grande come funziona adesso lo spettrofotometro dell'ICP, però diciamo che già ci dava una grossa visione di quello che era il potassio e soprattutto è stato uno dei primi a far capire quanto era importante questo oligoelemento che entra in queste relazioni. Poi c'è il boro, che è anche quello che diceva prima Marco, è molto molto importante. Una vasca molto bassa di boro, il boro deve stare a 4,4 ppm. E se scendiamo da questo parametro di riferimento che è del mare, abbiamo su vasche molto molto che cercano di accentuare quello che è la colorazione, abbiamo una colorazione un pochino spenta. Diciamo quello che io ho visto, il boro, mi entra molto sulla sintetizzazione delle cromoproteine riflettenti, quindi sulla poecilloporina. Nel momento in cui io non doso boro e sto molto basso di boro, vado a perdere molti rossi, vado a perdere molta colorazione sul rosso, quindi su quella risposta visiva che mi va a accendere quella tipologia di colorazione. Per esempio, un altro oligoelemento molto importante è il fluoro, che entra che Zeuit fa col kalium iodifluor, che entra nel colore blu dei coralli. Lì vediamo proprio che dosandolo abbiamo una risposta di colorimetrica, di colorazione importantissima sul blu. Quindi se siamo bassi di fluoro avremo blu più tendente all'azzurro, quindi meno un blu forte. Poi un altro oligoelemento fondamentale che noi andiamo molto a perdere con i nostri schiumatoi, con il discorso degli scambi molto importanti, quindi con un po' tutta quanta la Iodio. vita dell'acqua, è lo iodio. E lo iodio è fondamentale perché lo iodio è fondamentale per tantissimi, è un oligoelemento che entra in tantissime correlazioni, tantissime cose. E sulla. Scusate un secondo, 10 minuti, per favore. I clienti del negozio che. Non possono fare a meno di te. Ovvio, non possono fare a meno. Abbiamo la fila, hanno comunicato che abbiamo la fila in negozio. Ottimo. E allora diciamo che abbiamo la fila. E quello che vi dicevo era il discorso dello iodio, quindi diciamo che anche quello è un elemento che va somministrato, noi lo somministriamo 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, sempre, proprio per un discorso il corallen, soprattutto per diciamo tutti quanti questi concetti di scambi. Altri oligoelementi fondamentali. Allora, innanzitutto bisogna dividere tra i macroelementi e gli oligoelementi, quindi gli elementi in traccia. Gli elementi in traccia sono tutti quanti importanti e
E volevo fare, diciamo, una spiegazione importante su quello che è la cosa che addiziona più oligoelementi in generale, in assoluto. Perché poi noi diciamo i prodotti, i prodotti, i prodotti, ma noi abbiamo un'acqua che cos'è l'acqua che abbiamo dentro le vasche? È salata. Quindi l'elemento più importante che noi andiamo a mettere per ripristino degli oligoelementi è il sale. Quindi è importantissimo che noi andiamo a fare i cambi d'acqua con un sale buono. Questo è fondamentale per stabilizzare, per innalzare e registrare le quantità giuste di oligoelementi. I sali buoni esistono diverse tipologie di sali, sapete benissimo che esistono i sali farmaceutici e i sali naturali. Entrambi vanno bene, quindi si può utilizzare sia un farmaceutico, quindi con cloruro di sodio farmaceutico, sia un sale con cloruro di sodio naturale. L'importante è che sia un sale buono. Considerate che il sale è quello che fa la differenza dentro la vasca per gli oligoelementi, quindi nel momento in cui voi spesso andate a misurare un ICP con tanti oligoelementi completamente sballati, il problema è magari un sale che non è ottimo. Quindi spesso uno pensa, ho dei deficit incredibili alla vasca, non riesco a stabilizzarla, ho dei problemi, e spesso si usano dei sali scadenti che portano poi queste problematiche qui. Quindi magari il problema poi sarà quello lì del sale. Il discorso del sale è che bisogna vedere, per esempio, un'altra cosa importantissima è capire come si utilizzano i rifrattometri per vedere anche la quantità di oligoelementi. Come è possibile vediamo gli oligoelementi dai rifrattometri? In realtà sì, perché il rifrattometro qualitativo ha due misurazioni, sapete benissimo, cioè la densità e la salinità. La salinità misura i sali all'interno, quindi quel 35 per 1000 famoso è la quantità di tutti i sali, compresi gli oligoelementi, quindi che sono comunque dei sali, presenti all'interno del volume d'acqua. Quindi cosa succede? Che se noi abbiamo una vasca che ha 31-32 per 1000, abbiamo una quantità bassa di oligoelementi. Quindi quando andremo a fare un ICP troveremo che quelle quantità sono basse. Perché spesso si fossilizza soltanto su un discorso di dire vado a dare i prodotti, vado a dare i prodotti, ma la cosa più importante è il sale, perché il sale è quello che contiene tutti quanti questi oligoelementi per ripristinarlo. Quindi il sale deve essere assolutamente buono. Purtroppo ci sono tantissime marche che fanno sali scadenti che non cito naturalmente, vista la mia veste da negoziante, però diciamo che bisogna fare molta attenzione, perché non tutto è poi quello che il mio amico mi ha detto, quello che dicevamo prima. Perché Perfetto, bisogna perfetto. stare veramente attenti. Ma ad esempio, tu consigli sali naturali o sintetici? Io Ai tuoi Marco clienti, consiglio sali diciamo, buoni. nel... Adesso non voglio Sali fare le buoni, quindi marche. che possono essere sia farmaceutici, quindi perché l'addizione poi degli oligoelementi è comunque innaturale, quindi non è che noi la miscela degli oligoelementi che viene addizionata è comunque innaturale perché viene ricreata, quindi viene data. Quindi quello che io ho, il naturale o l'innaturale, quindi farmaceutico, è il cloruro di sodio, quindi è l'NaCl, quindi la creazione del cloruro di sodio. Bisogna fare attenzione perché un sale che ha un cloruro di sodio alto, quindi che noi andiamo a misurare un 1026-1027 e stiamo a 33 per 1000, è un sale scadente. Quindi questo è un parametro anche per misurare la qualità del sale. Quindi diciamo che un sale buono è un sale che sta a 1025 come densità e 35 per 1000 come salinità. Allora c'è una registrazione tra i due parametri. Quindi questa qui è anche una cosa che va molto molto osservata, diciamo, per capire il sale buono. Io diciamo che cito quelli che utilizzo, Zewit, che è un sale eccezionale, un sale scarico di alcuni elementi che poi ci aiuta per andarli ad addizionare, quindi diciamo che è un sale molto intelligente come è stato creato, perché poi va a essere addizionato con gli oligoelementi che noi andiamo a dosare, per non avere un surplus, perché tutto quello che è Zewit è sempre orientato alla colorazione. Un altro sale molto molto buono, che è un pochino più carico, è il Royal Nature, quello è un altro sale che io utilizzo molto, che è veramente un buon sale, è di base naturale, Zewit è base farmaceutica, Royal Nature di base naturale. E sono prodotti eccezionali, eccezionali entrambi. Quindi diciamo che bisogna osservarli anche, ci sono dei parametri per osservare. Se noi andiamo a fare sempre i cambi d'acqua tutte le settimane, facciamo un CP e vediamo che siamo bassi di tutto, quel sale che stiamo utilizzando è scadente. Lì è matematica, tanto addiziono. Per quanto può essere un metabolismo spinto, se faccio dei cambi, comunque alla fine gli oligoelementi vengono ripristinati. Anche perché non è che noi dosiamo
con tutti quanti gli oligoelementi, fino ai microelementi, agli oligoelementi tutti i giorni dentro le nostre vasche, no? Chi è che deve andare a ripristinare? Il vanadio, il molibdeno, chi è che va a ripristinare? Deve essere il sale, quindi il sale deve essere qualitativo. Se io non ho un sale qualitativo, non posso stare con le boccette di ogni singolo elemento e addizionarli tutti i giorni, perché magari faccio l'ICP e vedo che è basso. Quindi diciamo, bisogna stare dietro anche a questo discorso qua. Esatto, è anche importante, aggiungo, il mantenere la corretta salinità. Molte volte Bravissimo. vedo persone che impazziscono a stare dietro, diciamo, a quello che è più semplice per noi da misurare, che è il calcio e il magnesimo, poi si scopre che dietro c'è una fluttuazione importante della salinità e quindi, diciamo, l'utente impazzisce nel provare a dosare correttamente. Ecco, questa Che è un fluttuazione che noi... parametro importantissimo, bravo Marco, un parametro importantissimo per la pressurizzazione osmotica anche, perché se noi Anche. andiamo sempre a cambiare, noi abbiamo dei concetti cellulari che andiamo a distruggere e quindi il corallo poi investirà quell'energia per andarle a ricreare. Quindi è come se noi andiamo a dare un problema al corallo, tralasciando un attimo la parte chimica e analizzando quella biologica di quello che succede. Noi andiamo a creare sempre dei danni alla struttura Esatto. del tessuto del corallo e quindi poi lui dovrà utilizzare, quello che diceva prima, l'energia per andare a ricreare quello che noi abbiamo distrutto e quindi magari abbiamo lui va il corallo a investire dell'energia che noi invece potevamo sfruttare per la crescita, per la colorazione, per riparare dei conti che noi gli abbiamo creato come danno. Esatto. Buongiorno a Buon... tutti. Buongiorno Buongiorno Ciro. Ciro. Ciro, Buongiorno. buongiorno. Claudio, Abbiamo scusa. visto. C'è Ref Smile che chiede, fa la domanda, che tenevo a 33%, quindi è Mille. poco? 33 1000, per sarà per mille. 1000? Eh sì, vabbè. 33 per 1000. Sì. E dice, È se è poco, poco o sì, meno. secondo me è poco. Sì, io diciamo che tengo tutte quante le vasche a 35 per 1000, quindi per me è poco. Ha dei deficit all'interno della quantità di sali disciolti all'interno dell'acqua. Quindi va assolutamente aumentato e portato a 35 per 1000. Sì, poi bisogna E lì vedere c'è una anche... relazione matematica, no? Certo. Lì c'è una relazione matematica, è facilissimo addizionare perché basta fare il conteggio di quanti 35 per 1000 vuol dire che abbiamo dentro un litro d'acqua 35 grammi. E cosa succede? Noi abbiamo praticamente mancano 2 grammi per litro e quindi lui dovrà addizionare in base al volume d'acqua che ha all'interno della vasca quei 2 grammi mancanti. E è matematica e si porta a 35 per 1000. Il concetto è da Esatto. sapere anche l'altra parte però, perché bisogna sapere anche quanto lui sta di densità, di salinità. Allora, no, ho sbagliato, di densità. Quindi nel momento in cui uno va a misurare e trova un 1026 a 33 per 1000, questa c'è qualcosa che forse non va, però magari Certo. sta basso anche adesso, non ci ha dato l'altro parametro. Adesso vediamo se ci scrive, lo metto in scritto. Oppure il rifrattometro che non legge bene. Bravissimo Ciro, perché un altro problema è Ah. quello, che i rifrattometri esistono, i rifrattometri per il vino, i rifrattometri per il miele, i rifrattometri che bisogna, i rifrattometri buoni sono pochissimi e misurano bene questi due parametri, quindi diciamo che io Domanda dico sempre quello ricorrente. che... Sì. Domanda ricorrente. Io faccio sempre, diciamo così, il neofita, le domande del neofita. E come faccio ad accorgermi che il rifrattometro funziona o non funziona? Come posso accertarmi se funziona o non funziona? A te la parola. Grazie. Faccio una battuta, Ciro, dal prezzo. No, Dal prezzo, non che esistono. poi io faccio finta, no, di porre Certo. questo tema, perché non lo so nemmeno io, capito? Dal prezzo, non si può comprare un rifrattometro che costa 20 euro, non va bene. È un rifrattometro che viene da un'altra misurazione che viene messo all'interno, cambiano il velino e viene messo all'interno dell'acquariofilia. Diciamo un Un'altra cosa rifrattometro che buono. dobbiamo sfatare, no? I rifrattometri, chiaramente, non è che praticamente sono tarati a vita. Ogni tanto dobbiamo fare la Perfetto. cosiddetta prova del 9, li dobbiamo controllare. Come li possiamo controllare? Io personalmente li controllo con l'acqua bidistillata. Cioè vendono delle fiale in Bravissimo. farmacia che si chiamano acqua bidistillata, ma qualcuno dice, ma la situazione fisiologica, allora, pronto? Io non Sì. sono un biologo, non sono un chimico, mi rifaccio a Marco Pace. Marco Pace, io tengo 44 anni di esperienza e io utilizzo l'acqua bidistillata, vado in farmacia, poi qualcuno dice che differenza c'è se
fra la situazione dell'acqua là, io non ne capisco, e quindi do la parola a Marco Pace. Beh, diciamo, sì, l'acqua bidistillata dovrebbe essere un'acqua il più possibile priva di sali e quindi, diciamo, darmi densità zero, ovvero, cioè, densità zero pari a 1, quindi che un litro d'acqua pesa 1 chilo, mentre la fisiologica è una soluzione di acqua al cui interno ha il 9 per 1000 di NaCl. Questo appunto Perfetto. perché nel nostro organismo viene utilizzata la fisiologica, perché è la condizione isotonica per le nostre cellule. È un po' il Isotonico. discorso che ci facevamo prima con i coralli, se andiamo Perfetto. troppo al di fuori della corretta concentrazione. Poi non vi nego che personalmente, diciamo avendone la possibilità, io il mio rifrattometro lo controllo con una soluzione che ho preparato, diciamo da me e in laboratorio, ho preso dell'NaCl puro per analisi e se il caso è stufa. Dopodiché ho preso 35 grammi pesati su bilancia analitica, portati a 1 litro, e io su quello sono tranquillo perché ho esattamente la riprova del 35 per 1000. È quasi Capisco che quasi non. dosato, potresti fare delle boccette e le potresti vendere, però con l'autorizzazione del Ministero della Sanità. No, perché qua sì. praticamente la gente la mattina fanno i mangimi, fanno gli aminoacidi, però poi ci vogliono l'autorizzazione. No, vabbè, detto questo, scherzi a parte, quello che voglio dire, poi subentrerebbe pure, Claudio Iannetti, perdonami, correggimi se sbaglio, no? Subentrerebbe anche la temperatura. Perché quelli dicono il frattometro a compensazione, vabbè, relativa, perché se io prendo, diciamo, l'acqua cristallata e la metto dentro la Frizzet, la prendo tipo Frizzet, no, per intenderci, no, e poi prendo un'acqua, praticamente una fialetta bidistillata che magari tenevo in un ambiente caldo, addirittura sul termosifone, mi darà due letture diverse, è inutile che ci Certo. diciamo stupidaggini a compensa, ma qua compensazione. Allora, dobbiamo anche fare in modo che, bene o male, che sia a temperatura ambiente, praticamente Sì, quest'acqua ma bisogna bidistillata. comprare, Ciro, bisogna comprare i frattometri buoni. Esistono pochissimi frattometri che sono veramente buoni. Per esempio, Ora io cito sempre le cose che buone. un'altra cosa, diciamole queste stupidaggini. Se io tengo un rifrattometro e devo fare questa prova, io prima prendo quest'acqua bidistillata, questa soluzione di Marco Paci, gliene metto un pochino. Poi praticamente lo pulisco, poi la seconda volta lo pulisco e poi la terza volta perché ci sono dei residui salini delle pregresse letture, chiaro no? E poi devo mettere pulire con un bando per gli occhiali sopra perché deve essere perfetta la rifrazione e solo così alla luce del sole mettendolo bene a fuoco io saprò con certezza praticamente che cosa sto guardando nel rifrattometro e poi con l'apposito cacciavite io lo andrò praticamente ad azzerare sulla linea dello zero, deve stare proprio a zenith, né sopra né sotto. È giusto ragazzi, che poi non capisci che sono un povero scemo, correggetemi se sbaglio, è così o non è così? Assolutamente sì, È Ciro. giusto. Ragazzi, sono sempre lì, io sono un praticone, se non andiamo nei fondamentali, nelle basi, e chiacchiere stanno a zero, se noi costruiamo i miei palazzi e poi andiamo a fare dei fondamenti di cemento armato, se ne caro tutto cosa. È chiaro, non è che Certo, perdonate, io mi assolutamente. metto nei panni dei neofiti e cedo la parola, Certo. scusatemi. Quindi Claudio, diciamo il dici quei discorso era due, sì. le marche che, insomma, con cui ti trovi bene. D&D Solution è in assoluto il migliore, ma se voi prendete un D&D Solution e prendete un altro rifrattometro, sentite che fa proprio il doppio, quindi c'è proprio un discorso di peso diverso, oltre a bel costo, perché costa molto di più, però diciamo che quelli sono i rifrattometri. Il rifrattometro buono si vede dal peso, perché comunque sono i cristalli che sono all'interno. Esatto. Il D&D Solution ti dà una percezione fondamentale di quello che sono i valori sia di salinità che di densità, e quindi si può fare un discorso fatto veramente veramente bene, e da lì già cambia la vasca. Giustamente, come Marco diceva prima, è importantissimo avere quella stabilità. Spesso uno fa tutti i discorsi batterici, iniziamo a parlare di biologia, di microbiologia batterica, e poi magari abbiamo dei scompensi di salinità incredibili, che tutto quello che noi abbiamo fatto a livello batterico ce l'hanno a perdere, perché ogni cambio d'acqua che facciamo abbiamo una salinità diversa e quindi creiamo tutto un discorso. Quindi bisogna sempre osservare tutto quanto, ogni singolo parametro, ogni singola cosa,
ricercando una cosa fondamentale che avviene in natura, e quello invece dobbiamo poi riportarlo negli acquari, la stabilità. Perché la stabilità della macroelementi, calcio, magnesio e KH, la stabilità della salinità, della densità, porta il risultato. La natura è molto, si adatta a tutto, si adatta a tutti i nutrienti, c'è una selezione anche dei coralli, quelli che vivono a zero di fosfato che magari riescono ad adattarsi, quelli che vivono a fosfato, come dicevamo prima, molto elevato, che esprimono il loro miglior tessuto di colore con fosfato elevato, ma se noi non abbiamo la stabilità di quello che riguarda la chimica della vasca, avremo sempre problematiche. E quindi non sarà mai una vasca che girerà bene. Per quello che è il discorso della live di fare un parallelo tra alimentazione e oligoelementi, che sembrano due cose completamente separate, in realtà rientrano in tutto quanto quello che è il sistema, perché se noi abbiamo gli oligoelementi, quindi calcio a 400, 380, la settimana dopo a 460, perché andiamo a integrarlo con dosimetriche che non funzionano bene, andiamo a integrarlo con le polveri e sbagliamo e tutto quanto, tutto quello che noi abbiamo fatto dal punto di vista alimentare, di colore, di batteri e Esatto, tutto quanto, noi lo andiamo a perdere. Quindi è un bisogna po' creare quella stabilità. è quello Posso che dico dire? sempre quando mi chiedono qual è il parametro più importante, la stabilità. La La stabilità, bravo. stabilità La ragazzi, per va intenderci, oltre tutti gli altri tutte le altre, perché elementi. la natura è molto più intelligente di noi, quindi si adatta a tutto, ma se noi non gli forniamo la Esatto. stabilità, non c'è nulla da fare. Allora, a proposito di stabilità, attenzione. Sembra una stupidaggine, ma anche l'utilizzo di un buon sale ed utilizzarlo pedissequamente pure mi dà stabilità, perché se io per esempio oggi utilizzo Real Nature e poi magari poi utilizzo il cambio successivo, il Ref Crystal, io posso avere dei parametri della triade diversa nel sale, perché beh, immancabilmente non ci sarà niente, al di là dei microelementi e macroelementi Certo. che avranno delle, diciamo così, che avranno delle componenti diverse, ma erano diverse, e soprattutto se io praticamente utilizzo una metrica di pesatura, la quantità d'acqua magari vicino alla tannica, metto il segno, metto sempre il sale pesato, lo vado a controllare con il rifrattometro tenendo sempre conto della precisa taratura, eccetera, eccetera, io avrò praticamente un sale, un'acqua salata con gli stessi parametri, perché è matematica, no? E se ci metto meno grammi di sale nella stessa quantità d'acqua, io avrò una triade ascendente o discendente. Ed è anche, diciamo Certo. così, naturale e logico. È inutile che chiedete, ma qual è un sale buono, un sale buono? Ma la prima cosa lo potete toccare con mano. Se voi preparate un'acqua e fate i test della triade, ve ne accorgete subito un sale buono. Un sale buono è una triade bilanciata, un sale non buono deve magari un KH 15 e magari un magnesio a 1150. Già sono queste piccole cose, chiaro no? Ciro Murino, Marco Paci, Marco Carbone, tutto lo staff hanno delle basi, non si sono inventati niente, mi vanno a dire le cose rispetto a dei fatti e circostanze accertate attraverso la pregressa esperienza. Nel mio caso è 44 anni, però se c'è qualche stronzetto, no? Che 3-4 anni ha imparato con Cucuzzarella e con il professore, si accomodasse pure e siete liberi di seguirli, no? Però io metto e gli altri mettiamo a disposizione la nostra esperienza e soprattutto vi vogliamo donare la logica, cioè di applicare la logica nella gestione dei segmenti di processo di lavorazione delle vostre vasche, logica e osservazioni. Questo vi vogliamo insegnare. Certo. Poi magari anche difetto lì faccio quello che faccio, però potete sempre dire un domani quello stronzo, no? Mi ha insegnato a fidare, mi ha insegnato a ragionare, mi ha insegnato a come devo gestire la vasca. È chiaro, non è chiaro. Marco Paci, chiaramente le nozioni e i segmenti, diciamo così, specificatamente chimici, li lascio a te perché sono un praticone, ognuno fa il suo. Ma a Claudio Iannetti lascio la conoscenza del corretto utilizzo dei prodotti, strettamente correlata alla conoscenza della gestione dei processi dell'acquariologia, perché Claudio Iannetti, lo ribadisco, nonostante la sua giovanità, ha delle forti basi, che è veramente un piacere parlare, ma non è perché praticamente si capisce, cioè perché. Cioè, con gli annetti non ho mai comprato una spilla per chiarire il concetto, no, perché lo stimo, perché lui comunque,
Veramente, è uno fra i pochi negozianti che ha una mostruosa conoscenza, chiaro o no? E quindi è un piacere discorrere con lui. Io purtroppo tengo un difetto. Ed è un piacere trasferirla, Ciro, quello è il discorso. Io ho un difetto, sono polemico, La però se uno mi toglie la polemica, polemico generato dalle coltellate che ho avuto alle spalle, no? Da gente che non vale niente, Certo. capito? Gente che vale, però io cerco di contrapporre a voi tutti, al di là della polemica, le mie conoscenze, come ho ottenuto i risultati, cosa ho imparato in 44 anni di gestione delle vacche. E ribadisco però, se mettiamo assieme un po' la mia esperienza, le basi tecniche di Marco Paci, Claudio Iannetti, Medello Venier, tutto staff, voi potete veramente acquisire, diciamo così, l'autonomia di gestione per gli acquari. Fermo restando, attenzione, che poi dopo avete la riconoscenza, non è che fate come qualcuno che i primi 2 o 3 mesi ci ha scritto 200-300 post, poi ha imparato e chi si è visto, onestamente ci rimango un poco male. Per esempio, faccio un esempio, che era proprio Antonio Signorile, no? Antonio Signorile è sempre stato una nostra scommessa, no? Non capivo una cippa. Antonio Signorile adesso è diventato un acquariofilo di media conoscenza. E mo Antonio Signorile non mi richiamo, perché Antonio Signorile l'abbiamo imparato tutto quello che ci aveva imparato. All'inizio ci martellava, posto a raffer, qua Antonio Signorile non mi richiamo, non mi richiamo. E questo praticamente non deve avvenire. Dovreste eventualmente poi trasferire a vostra volta quello che vi è stato insegnato. Perdonatemi se esco fuori tema, però queste cose vanno dette, perché se noi stiamo a fare live, no, è per trasferire qualcosa a qualcuno che non sa. Però poi quando questo qualcuno ha acquisito qualche cosa e ha anche tenuto come coscienza, come uomo, ad intervenire, cioè io ho creato il gruppo, no? Però praticamente se Certo. io non posso essere onnipresente, però se c'è sta Francisco, Nicola e Saveri, che a loro volta gli è stato trasferito una conoscenza, scrivete, non girate a chi la trovate facile e ci facile fatto vostro. Anche questo è un modo di fare l'Italia, ragazzi. È un hobby, è vero, ma anche questo è un modo di essere italiani. Chiaro o no? Cedo la parola a voi. Scusate, giusto che parlavo prima dei rifrattometri. Ho una domanda che parla Ale Biff, chiede: i rifrattometri galleggianti ce ne sono con prezzi pazzeschi, sono più affidabili di quelli non galleggianti? Di un rifrattometro non qualitativo, sì, ma a prezzi pazzeschi. Cioè, parliamo di un rifrattometro, deve essere alto. Di un densimetro, sì, si è sbagliato, Ciro. Di un densimetro deve essere alto 35-40 centimetri. Ho visto delle cose che hanno la loro struttura dove vengono immersi, che non possono muoversi, mette il sale all'interno. Quindi sono dei densimetri da laboratorio che si possono utilizzare. In passato delle aziende le hanno commercializzati. Ma di base, a quel punto, allora uno acquista un rifrattometro di quelli digitali e allora a quel punto si risolve un po' tutte quante le problematiche. L'importante è non acquistare cose che sembrano guarda quanto risparmio acquistandolo su Amazon, su internet e quant'altro. In realtà ognuno paga per quello che è, quindi che succede? Che se uno risparmia tantissimo, Dovremmo dare una quello. risposta a Marco Paci, vuoi vedere? Allora, per avere una corretta lettura di un densimetro, dovremmo acquistare anche un becco Bunsen, versare l'acqua dentro e mettere praticamente il densimetro dentro, perché Giusto, come praticamente in dicevo quel prima. modo. Giusto, no, Sì, Marco Ciro, Paci? È così? giusto, tranne che il becco Bunsen, è in un cilindro graduato, non becco Come Bunsen. si chiama? Si chiama becco Bunsen, non cilindro graduato. No, becco Bunsen è, diciamo, dove è quel particolare dove dai fuoco e ti scalda. È una Ah, no, fiamma, il becco scusami. Bunsen. Allora, cilindro graduato, avevo lei, a furia di lei, cilindro graduato, Esatto. mettere il densimetro dentro ed avere una visuale, mettere il mento in un punto predeterminato, perché attenzione, guardando fisso, perché gli occhi vanno dove vogliono andare loro, perché se noi guardiamo dal basso avremo una lettura, se noi guardiamo dall'alto avremo una lettura, e sapere anche dove dobbiamo andare a leggere, perché il densimetro praticamente si legge praticamente il pelo d'acqua, perché l'acqua che praticamente fa una specie di curva vicino al densimetro, e noi dobbiamo Certo, vedere certo. il tempo d'acqua dove legge, giusto o no, Marco Paci? Esatto, Ma Marco, cosa ho preso a te o no? il termine tecnico andiamo a leggere il menisco inferiore.
E quella curva. Vedi. Sì, e comunque deve essere anche, diciamo, l'acqua deve essere in quiete e il densimetro non deve toccare nelle pareti. Quindi, insomma, servono Certo. delle accortezze. La lettura, Accortezza. come ha detto Ciro, deve essere eseguita a 90 gradi, quindi diciamo perpendicolarmente al densimetro, proprio sullo stesso livello, e andiamo a leggere il menisco inferiore. Fabrizio Questo. Ciano ha fatto una domanda, rispondi tu Marco Paci, vai. Invece, lettori di salinità a pennette, cosa ne pensate? È un po' andarsela ad intendere. Allora, perché se praticamente è una misura di conducibilità questi lettori a pennetta. Se è tarato perfettamente in una soluzione certificata, standardizzata, allora ti dico di sì. E poi ovviamente tutti questi strumenti possono stararsi e quindi diciamo se Andare non a dar vengano problemi, trattati certo. accuratamente possono dare misure falsate. Questo è Allora, quanto. ritorniamo al sale, ma ritorniamo alla questione che stavamo dicendo, no? Perché Dorio Iannetti stava praticamente portando la discussione su un filo conduttore a me molto caro, praticamente il trend ascendente della triade, no? Se io vado giustamente da neofito, faccio una domanda a Claudio Iannetti. Claudio, perdonami, se io vario la quantità dei sali che metto in 10 litri d'acqua, per esempio, no? Invece di metterne 350, ne metto 370, che cosa mi può variare? Mi varia per che cosa? La densità salina, giusta o no? E la E percentuale, anche la. Sì, e i valori di tutte e due. ipotia, giusto o no? Però attenzione, domanda. Ma se un sale è buono, la triade sarà ascendente o discendente in funzione della quantità dei grammi di sale che vi, ma sarà sempre in linea, giusto o no? Beh, una leggera variazione ci sarà comunque se noi andiamo a mettere, so, 40 grammi per litro e quindi Oh, mi sono innalziamo la salinità e la densità. spiegato bene. Non mi sono spiegato bene. Il concetto mio è questo che voglio trasferire a chi mi Sì. segue. Se io metto, per esempio, in 10 litri utilizzo 350 grammi di Royal Nature, se Sì, io per esempio 35 grammi per litro. avrò un KH8, un calcio Magnesio. a 4,20 e un magnesio a 1250. Se io ne metto invece di 350 grammi, impiego per esempio 340 grammi, io avrò per esempio un KH7778. Un calcio invece di 4,10 4,20 sarà 4,10 e un magnesio invece di 1250 sarà 1200. Questo voglio dire io. E comunque sarebbe bene o male in linea, ma non avrò mai delle sfasature per dire un KH a 15 e un magnesio a 1150. In quel caso, quel sale non è un sale equilibrato, cioè alla fine quel Certo. sale, magari la mistura dei componenti non è stata fatta bene, quindi mo praticamente potremmo fare tutte le pesature che volevo lui. Praticamente, se impiego più sale, avrò un KH sempre più alto con un range praticamente Maggiore. sbilanciato fra KH e il magnesio. Certo. Questo voglio dire io. Cioè, questa è la differenza che fa un buon sale da un sale mediocre, al di là della qualità dei macro e micro elementi. La triade deve Sì, ma essere. il concetto, Ciro, quello che io voglio dire e far passare è che non è che uno se paga di più vuol dire che sta pagando troppo. Se uno paga di più è perché il sale è più qualitativo e non è così. Nel senso che poi alla fine quel pagare in più ti porta che tutto il processo, tutta la filiera di realizzazione di quel sale è comunque un sale che di base ha più accortezze, più qualità. Che poi andremo ad avere in vasca. Spesso cercare di risparmiare è una delle cose più negative, perché uno acquista un sale scadente cercando di risparmiare pensando i sali sono tutti quanti gli stessi. Sì, perché poi è anche vero da un certo punto di vista che magari tanti sali sono le miscele similari, perché magari vengono creati dallo stesso stabilimento, ma lo stesso stabilimento, se voi analizzate Tropic Marin, fa 5-6 sali diversi di qualità. Non è il discorso di dire io faccio prendo il sale Tropic Marin, è solo il Tropic Marin, oppure ho scoperto che quel sale viene fatto da Tropic Marin. Tropic Marin ha tante qualità diverse di addizione di cloruro di sodio che viene addizionato.
Ed è Tropic, per citare uno dei migliori sali, perché anche Tropic è un sale eccezionale. Il discorso è proprio quello, che bisogna sempre capire quello che si sta acquistando, perché purtroppo nessuno ti regala niente, nel senso che se Marco, vai a acquistare una cosa, scusami se pagarla poco. tu vorrai integrare il sano dire due, no? Poi chiaramente è Sì. anche una differenza di base peculiare. Noi abbiamo due, diciamo così, tipologie di sale, il sale naturale e il sale sintetico. C'è una bella Sì, ne avevo differenza. parlato prima, assolutamente sì. Ne Ah, chiedo scusa, avevo no, è parlato prima. normale. Cioè, poi io magari non sono un addetto al settore. Se, come si dice a Napoli, non tengo niente a che vedere. Si scrive non tengo niente a che vedere. Poi se io magari dico, a me, faccio un esempio, il sale dell'Acqua Forest non lo impiegherei nemmeno se me lo regalassero. O se qualcuno che lo sponsorizza si offende e non pratica più balling, ma a me che me ne fotte, a me? No, no, no. Ti può capire, capisce? Io ho sale dell'Acqua Forest, nemmeno se mi regalo non vado a mettere in la vasca mia, è chiaro, non è È chiaro? E chi vuole capire, capisce. chiaro, chiaro. Onestà intellettuale, non me la vado a giocare, è chiaro, non è chiaro? Io praticamente Assolutamente sì, Ciro. zero, è chiaro, non è chiaro? Chi vuole capire, capisce. Io non ma che me vengo per un sicchie sale, non apprezzo, è chiaro, non è chiaro? Chi ci capiamo pure? Ma fai polemiche, voglio fare polemiche, è chiaro che la gente non ha capito, la gente deve capire, è chiaro o no? Ah, e va bene così. Però qua Io c'è qualcuno ragazzi mi devo congedare perché abbiamo il negozio proprio piano piano e quindi mi devo un po' congedare. abbiamo visto che ti stanno insistentemente chiamando e non Sì, vogliamo abusare della tua tra un po' pazienza. mi prendono per il peso e mi portano nell'altra sala. Noi Quindi diciamo. ti ringraziamo. Questo ti fa onore, questo ti fa onore. No, è veramente un piacere per me, Ciro. Non prendi solo dalla vetrina, tu sei uno che prendi ma dai pure alla vetrina di Ballina, dà valore aggiunto con le tue conoscenze. E questo ti fa un tanto onore, mi dici qualcosa, nonostante la tua giovane età, tu sei un grande acquariofilo. E sicuramente sarai un onesto negoziante. Io purtroppo non ho mai comprato niente da te, però tutta questa, diciamo, conoscenza, il tuo dire che collima con, diciamo così, con quello che sto da 40, perché io ti avrei contrastato. Cioè, Claudio Ianni, chiaramente ci si è stronzato, no? Io avrei detto, Claudio Ianni, ma che stai dicendo? Tu stai dicendo un sacco di Certo. stronzate. Invece tu, nonostante la tua età, veramente sei in possesso veramente di valide basi, e io veramente te ne do atto. Grazie. Poi sei negoziante, domenica mattina con le cose che c'è da dedicare il tempo a lui, questo ti fa onore. Grazie, Grazie a grazie mille. Ragazzi, te, allora alla Claudio, prossima grazie mille. live è stato come Alla sempre prossima, un vai. piacere. Vai, Un grazie mille, Claudio. saluto a tutti Ciao, quanti. ciao, Claudio. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Ciao. Adus.